infatti si prendono gioco di me, perché sono timido, divento rosso, perché non fumo e mi piace ascoltare il rumore delle onde del mare. E poi ridono e mi picchiano duro nei cortili e nei banchi di scuola, e io rimango indifeso da solo mentre aspetto che sono in fretta a quell'ora. Mamma, sapessi che male mi fa questi lividi sulla mia pelle, e se ci fosse ancora mamma mi insegnerebbe come difendermi, ma sono in tanti con il cuore cattivo e sono tutti più grandi di me. Ma poi c'è lei, ma poi c'è lei, ma poi c'è lei. Tutti mi dicono e non sono un uomo, perché non bevo e prendo a calci la vita, mentre mi arriva un altro pugno allo stomaco, penso davvero stavolta è finita. Ma guardo dalla finestra, c'è un volante della polizia, e da grande io sarò come lui, e difenderò tutti i bambini, perché un bambino non rimane da solo. Le maestre non avranno paura, e anche i bulli si abbracceranno, e i prepotenti scriveranno canzoni che canteremo in tutte le lingue del mondo, perché la scuola è la nostra essenza, e noi che viviamo la nostra adolescenza, mamma. Mamma, adesso sono felice, finalmente. Ha fatto tappa a Bagnara Calabra presso la scuola media Cuofoscolo il progetto portato avanti dalla Polizia di Stato, in particolare dal Sindacato Libertà e Sicurezza, sulle tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo. L'iniziativa, voluta fortemente da Luca Andrieri, membro del direttivo nazionale, punta a sensibilizzare alunni, docenti e genitori. E stiamo portando questo progetto sul bullismo, che è uno dei temi sociali che stiamo portando in giro per tutta Italia, nelle scuole, e sul bullismo, in questo caso sul bullismo, quindi stiamo trattando questo argomento molto delicato. E niente, praticamente sono anche autore di musica e testo di una canzone, Mai più bullismo, che stiamo facendo ascoltare a tutti quanti, dico con discreto... in maniera positiva, un discreto riscontro, e niente, io spero che ne valga la pena e che questa canzone arrivi, e che questo progetto che stiamo portando avanti arrivi ai bambini, ai ragazzi che crescono a volte senza valori, e speriamo che questo sia un valore aggiunto per superare queste difficoltà. L'incontro con i ragazzi è servito inoltre per conoscere più da vicino le dinamiche di un fenomeno complesso che coinvolge sempre più le giovani generazioni. Ad approfondire il tema, nello specifico, la dottoressa Raffaella Condello, psicologa, pedagogista ed insegnante di lettere. È molto importante lanciare questi messaggi che possono essere molto incisivi nei ragazzi affinché diventino indelebili nella loro mente. Perché viviamo una realtà un po' particolare, quindi aprire gli occhi ai ragazzi è importante, proprio perché possano imboccare la via del rispetto, la via del bene, e affinché nella vita possano veramente avere il meglio. Conoscere il significato di bullismo e cyberbullismo è importante, conoscere anche chi può aiutarli, quindi la polizia statale, la polizia appunto di Stato, con i carabinieri, il telefono azzurro, perché effettivamente devono sapere di poter essere supportati anche dai genitori e dagli insegnanti, quindi da tutte queste persone che possono veramente dare una mano d'aiuto. Soddisfazione è stata espressa anche da Antonella Tripodi, presidente del Consiglio d'Istituto, e dalla dirigente del comprensivo Ugo Foscolo. L'iniziativa nasce perché sono tante le problematiche riguardanti il bullismo e il cyberbullismo, quindi l'Istituto Comprensivo Foscolo voleva mettere l'attenzione, e lo fa in un modo particolare, perché questo progetto dell'ES di Roma sposa bene questo tipo di problematiche, in quanto con un video
di Luca Andrieri, che è molto semplice, un linguaggio adatto ai ragazzi. Noi ci auguriamo che sia il primo di altri incontri che faremo, insomma, per il comprensivo, e che sia aperto per tutti i plessi scolastici. Oggi abbiamo realizzato questo incontro con la Polizia di Stato e con la dottoressa Condello per affrontare il tema del bullismo. E uno dei tanti incontri programmati è stato particolarmente interessante, anche perché ci si è soffermati soprattutto sull'importanza delle reti amicali intese come antidoto al diffondersi del bullismo. Noi non dobbiamo dimenticare che questo fenomeno è un fenomeno che è espressione, è sintomatico di sofferenza, di disagio, e provoca a sua volta sofferenza e malessere, ed interessa soprattutto il mondo dei più giovani. Pertanto la scuola non si può esimere dall'intervenire in maniera continua ed attenta, in modo tale non solo da arginare questo fenomeno, ma a diventare agente positivo nei confronti del contenimento e poi della scomparsa del bullismo stesso. Gli alunni hanno partecipato con particolare interesse, anche perché coinvolti dagli stessi docenti nell'esame del problema, e perché proprio interessati al fenomeno anche per via dell'età. Se ne parla tanto, si riflette assieme, con l'obiettivo di far sì che gli stessi ragazzi diventino attori protagonisti del contrasto al fenomeno.